Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Mr. Mario e oggi siamo qui davanti al regno. Vi ho spoilerato nello scorso episodio cosa andremo a fare oggi. Costruiremo una cantina, ragazzi, una cantina. Allora, volevo farla qua, così non è che si vede tanto. Ovviamente sarà aperta al pubblico. Sono indeciso, ragazzi, se fare una specie di cantina dove ci metto tutte le cose oppure, scusate, oppure farlo qua, direttamente qua. Quasi quasi, ragazzi, per abbellire un po', la faccio qua, dai, lo faccio qua. Allora, cosa ci serve per fare un portale del Nether? Cosa che tutti sanno fare. Allora, ecco, quello che serve è questo. Allora, cosa voglio fare? Allora, 1, 2, 3, 4, ok, giusto, 1, 2, 2, 3, 4, aspetta, mi sto impappinando già da adesso. Ok, così è giustissimo. Ora, l'acciarino ed è il portale del Nether! Ora, dove sono gli scalini? Gli scalini che sembrano neri così per farlo, no, eh? No, no. Allora faremo gli scalini di questo legno qua. È il legno più scuro che c'è. Stanno un po' in verità, eh? Ma sì, ma chi se ne frega, ma lasciamolo così, ma lasciamolo così, chi se ne frega? Ma chi se ne frega? E noi ragazzi faremo cavolo, un bel episodio nel Nether. Pronti? Via. Ma è la prima volta che vi porto nel Nether, ragazzi, a fare un episodio nel Nether. Nella scorsa stagione volevo farlo, avevo un progetto, però volevo prima portare avanti la serie. Oh, un zombie pigman! Ciao, bello mio! Oh, guaglio, come stai? Oh, come stas? Come stas? Studio spagnolo, sì. Andiamo sotto la lava! Muori male! No, non ci passa, vabbè, ciao. Comunque, cosa volevo fare in questo episodio? Volevo fare una specie di piccola colonia, eh? Prima di tutto spegniamo sto fuoco che mi sta proprio. Ma c'avevo. Ma cosa? Ma che cosa? Cosa? No, togliamo un po' qua. Ok, ci abbiamo vuoto. Ah, non spegne. Allora dovrò fare così. In verità bastava l'acciarino a questo punto, bastava fare così. Vabbè, io spengo tutto. Due parole. Ok. Beh, ce l'abbiamo fatta, abbiamo spento tutto il fuoco. Prima di tutto, facciamoci un po' di torce perché devo illuminare un po' il posto prima di iniziare a costruire. Che se no, veramente un po'. È un po' deprimente, è anche un po' difficile riuscire a costruire qualcosa di costruttivo. Vabbè, siamo riusciti, abbiamo illuminato per bene. Allora, una piccola colonia ha bisogno prima di tutto delle sue case. Facciamo le case. Quanto lo odio il Nether. Ancora! Beh, cubi indemoniati a caso. Vabbè, andiamo. Prima di tutto, cosa semplice semplice, non possiamo fare gli orti. Ma se provo tipo a fare così e poi ci metto sopra l'acqua, ci va oppure niente lo stesso? Sono piccoli. Sono piccoli test solo, ragazzi, eh? Prima di iniziare a costruire. Non ci va proprio, non ci va proprio, capito? Allora,
Iniziamo a costruire, ma prima ho bisogno di un piccolo spunto per vedere come sono le case. Ah, ok. Sono così. Molto semplice. Iniziamo a costruire. Prima di tutto facciamo una casa, facciamo uno spazio piccolissimo, questo. Quindi io consiglio di fare una cosa del genere. Praticamente, prima muriamo tutto per non far entrare i mostri. Allora, dov'è il muro che piace a me? Questo mi va bene. Per fare tutto questo mi va bene. Anzi, no, non mi piace. Prendo questo. Guarda come vogliono entrare, voi volete provare ad entrare? Ma no, non ci riuscirete, non ci riuscirai mica, non ci riuscirai mica, non ce la farai mica, non ce la farai ad assillarci con le tue canzoni, non ce la farai. Ah, momento sfogo, a caso. Facciamo la più grande possibile, quindi io toglierò un po' di pezzi. Beh, comunque avete capito, tutto questo pieno spazio. No, regà, l'ho vista adesso. Qua c'è una fortezza. In cui non voglio avventurarmi perché sennò mi perdo, perché io ho la memoria di un pesce. Guarda, non riesce più ad entrare. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi. Sono riuscito a fare il muro. Ora qua devo togliere un po' di terra per fare tutto piatto. Ok, ragazzi, ora il territorio è tutto fatto con l'erba, ma mi sono dimenticato una cosa per fare più bello. Avevo intenzione di fare una cosa del genere, tipo castello. Qua ho murato, ragazzi, perché i mob potrebbero entrare dall'altra parte. Vabbè che tipo diventerebbero dei robi un po' strani, cioè si buggerebbero di brutto, però perché vanno sul muro, però sempre meglio prevenire che curare. Adesso sto finendo di fare qua e poi iniziamo col villaggio vero e proprio, che forse non finiremo in questo episodio. Ora da un aspetto più Clash Royale, vabbè. Iniziamo prima di tutto, ragazzi, facciamo una piccola casetta. Anzi, no, prima di tutto chiudiamo qua il passaggio perché ovviamente non devono uscire perché li ho costretti a restare qua perché io sono un cattivo capo. Allora, chiudiamo qua così che non possano fare niente. Prendiamo meno spazio possibile, quindi così. E poi volevo provare a vedere, ho visto su un canale YouTube una specie di bug, non so cosa sia, che magari, ecco. Voglio sapere se ci passano anche i villager da qua, perché sarebbe veramente un problema se ci passassero. Quindi mettiamo un uovo di villager. Sbagliato leggermente. Uovo di villager, eccolo. Ragazzi, vieni a parlare. Ma che cosa cavolo? Sono bloccati.